La prima volta che mi sono messo in testa di registrare un video in cui volevo registrare l'audio della DAW e il mio commento vocale al microfono, mi sono scontrato con un problema enorme che mi ha fatto perdere 4 ore prima di risolverlo e mi ha fatto passare la voglia per quel giorno. Perché in generale il problema si pone quando vogliamo prendere audio da più sorgenti. Cioè, se io voglio prendere l'audio dalla DAW e quindi voglio ascoltare i suoni che sto riproducendo lì e voglio anche prendere l'audio che viene dal microfono, io effettivamente dovrei prendere l'audio da due sorgenti diverse. Quindi come ci viene in aiuto VoiceMeeter? Ci viene in aiuto in questo modo. VoiceMeeter si comporta da mixer virtuale, e cioè ci mette a disposizione 3 canali di input, che sono qui Hardware Input 1, Hardware Input 2 e Virtual Input. Questi canali vengono convogliati a 2 bus, il bus A e il bus B, che voi dovete leggere in orizzontale, cioè il bus A parte dall'input 1, va all'input 2 e va al virtual input e poi esce dall'uscita main A. Il bus B fa la stessa cosa, ma poi va ad uscire al virtual out, cioè che è un'uscita virtuale. Adesso chiariamo questa cosa. Sostanzialmente l'input 1 e l'input 2 devono essere utilizzati per dispositivi audio fisici, cioè hardware, che sono esterni al PC. Ad esempio, io posso utilizzare il mio microfono perché sto collegando la mia scheda audio all'ingresso hardware input 1 e potrei, che ne so, utilizzare anche un altro microfono USB che verrebbe rilevato come un altro dispositivo hardware. Quindi, infatti, se io ad esempio vado a cliccare qui, mi compare una lista di dispositivi, tra cui per esempio c'è anche il microfono della webcam, che è ovviamente un dispositivo USB. Quello che poi sostanzialmente risolve la nostra situazione è la possibilità di avere il virtual input, perché se noi impostiamo VoiceMeeter come driver principale e come dispositivo di riproduzione per tutto ciò che sta accadendo nel nostro PC, quindi io come dispositivo di riproduzione scelgo VoiceMeeter Input, tutto quello che si ascolterà nel nostro computer verrà incanalato in questo input virtuale. Quindi come dobbiamo fare a indirizzare ciò che accade nella DAW al nostro virtual input? Dobbiamo andare a scegliere come driver da utilizzare dalla DAW quello di VoiceMeeter, VoiceMeeter Virtual. E adesso tutto l'audio che viene riprodotto nella DAW viene rilevato da VoiceMeeter. Infatti possiamo vedere che se io nella mia DAW vado a suonare qualcosa, il virtual input ha ricevuto segnale. Quindi di base abbiamo già visto che abbiamo un unico mixer in cui stiamo ricevendo il suono del microfono e il suono della DAW. Che poi VoiceMeeter ha la cosa buona di avere dei controlli principali su questa interfaccia che ci permettono già di impostare il volume del microfono e il volume dei suoni che vengono dal virtual input. Quindi io posso bilanciare il volume del mio parlato con quello della riproduzione musicale. Tra l'altro posso impostare in mono il microfono, che altrimenti si sentirebbe tutto a sinistra, perché la scheda audio ha impostato la traccia 1 d'ingresso come una traccia stereo. Posso anche modificare un po' il mio suono aumentando i bassi, forse qui c'è un effetto eco, non mi ricordo perché non sto monitorando attualmente quello che sto facendo. Adesso quello che c'è da fare è l'ultimo passaggio, cioè configurare OBS. Allora, ovviamente io sto già utilizzando OBS, vediamo se riesco a fare questo esempio di configurazione senza distruggere il video che sto già registrando. La cosa importante che di cui dobbiamo tenere conto è questa, cioè se noi andiamo su impostazioni, andiamo su audio, possiamo già crearci un audio microfono che abbia come sorgente VoiceMeeter Output. Perché VoiceMeeter Output che cos'è? È sostanzialmente quella che noi qui vedevamo come l'uscita B. Perché tutto quello che va sul canale B andrà a finire sull'uscita output virtuale, che sarà poi identificata come VoiceMeeter Output, mentre quella A è utilizzata più che altro per fare il monitor di ciò che sta accadendo. Infatti io quando suono poi ho attivato nel virtual input anche il bus A, perché se sto facendo ovviamente un video dove sto suonando qualcosa, voglio ascoltare quello che sto
Avevo lasciato anche le casse aperte, tra l'altro. Voglio ascoltare quello che sto suonando. Però ovviamente non voglio risentire il mio microfono, quindi l'ho disattivato per questo. Allora, nelle impostazioni, avendo creato questa sorgente audio mic che va a voice meter output, io posso andare a creare una scena che abbia come audio in entrata una nuova fonte che è collegata a voice meter output. Questa qua, che adesso si chiama cattura l'audio in entrata, ecco, che è quella che vediamo qui, come potete vedere, risente dell'audio che rientra nel microfono, ma in realtà anche dell'audio che suono sulla DAW. Perché la DAW riproduce e manda a Virtual Input ha tutto l'audio che si sente nel computer e il microfono va direttamente alla nostra uscita virtuale tramite il bus B e quindi cattura l'audio in entrata, ha già entrambe le cose, non dobbiamo fare l'errore di inserire altri sorgenti audio che poi si vanno ad accavallare, perché a me succede continuamente. Aggiungo la webcam ci ha impostato un'altra sorgente di audio e quindi poi si va ad accavallare tutto. Quindi ad esempio quando inserite la webcam nella scena, nelle proprietà, siccome c'ha la possibilità di catturare l'audio, dovete assolutamente mutare la webcam perché sennò vi si va ad accavallare il suono. Quindi in questo caso io nella scena ho audio PC che ha microfono e DAW e Logitech che fa solo il video e cattura lo schermo che ha solo il video. Questa configurazione va benissimo per fare il video perché come state vedendo mi sta andando bene fortunatamente. Ma potete utilizzarla in generale per fare appunto le videochiamate, per fare lo streaming. Quindi, infine, per installare VoiceMeeter andate semplicemente sul sito di vbaudio.com che trovate in descrizione, scaricate l'installatore e verrà installato come qualsiasi driver audio, quindi vi chiederà di riavviare il computer e poi potrete impostare come dispositivo di riproduzione quello di VoiceMeeter Input. Questo è importantissimo perché ci serve per far funzionare il nostro Virtual Input. E quindi il motivo principale per cui ho fatto questo video è che avrei voluto trovarne uno quando ho perso veramente 4 ore, che poi diciamole perché non volevo leggere il manuale, che ci ho perso così tanto tempo, però VoiceMeeter si rivela veramente un'ottima soluzione per tantissime circostanze. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi altra informazione scrivetemi nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.